Ciao a tutti ragazzi, terzo giorno qui a Brisbane e oggi partecipo al tour gratuito che ho organizzato dall'ostello con i Brisbane Greeters e vi faccio sapere anche com'è, visto che comunque è accessibile a tutti, non solo agli ospiti dell'ostello, potete prenotarlo tranquillamente online anche voi. Allora, spero che mi sentirete nonostante il traffico, siamo sul Kuripla Bridge, che è un ponte esclusivamente pedonale o ciclabile. Che viene usato anche un po' come ponte Milvio, con tutti i lucchetti. Con il tour ci stiamo dirigendo verso la zona sud di Brisbane, dove ci sono una serie di gallerie d'arte. La prima sarà appunto la Galleria di Arte Moderna. Vi faccio anche vedere il panorama dal ponte. Quello che vedete appunto è il fiume Brisbane, il primo ponte che vedete è il Victoria Bridge, che è aperto anche al traffico, e in lontananza vedete anche appunto South Banks, i Parklands, dove appunto c'è la ruota panoramica e anche la Street Beach che vedremo in seguito. Quella che vedete alle mie spalle è la Gallery of Modern Arts, che è la prima che si incontra arrivando dal Kuripla Bridge, che è questo qui, ve lo faccio vedere così, un po' particolare, diciamo così, come struttura. Come dicevo, è la prima che si incontra, ce ne sono altri di musei e questa qui è gratuita, in parte gratuita, ci sono delle esposizioni temporanee che sono a pagamento se vi interessano. Io in questo caso ho deciso di skipparla, do la precedenza, diciamo, agli altri due musei che secondo me potrebbero essere più interessanti per me, perlomeno. Visto che comunque sia non sono una grande fan dell'arte, in particolare quella moderna, non mi piace molto, diciamo così. Quindi andiamo avanti con il tour e ci vediamo tra poco. Per andare dalla Galleria d'Arte Moderna al Queensland Museum e al Queensland Art Gallery si passa attraverso la State Library. Dietro di me c'è la Queensland Art Gallery, adesso entriamo perché da quello che ha detto la guida dovrebbe esserci un po' di cose storiche, in particolare arte aborigena, quindi molto interessante per chi viaggia in Australia, appunto da vedere. Stiamo andando verso il Queensland Museum, che si tratta praticamente di un museo di storia naturale, scienze naturali, quindi adesso vi faccio vedere, siamo sulla galleria appunto, e vi faccio vedere qui. Ci sono due balene, penso che siano due, appunto. Diciamo che per quello che ho studiato io è quello più interessante, anche in questo caso è il terzo ed è gratuito e si paga, da quello che ha detto la guida, perlomeno si paga soltanto l'ingresso al Science Center, però non dovrebbe essere particolarmente dispendioso.
con la scritta che vedete alle mie spalle, Brisbane, dove praticamente ogni turista si fa il selfie o la foto, comincia la zona dei Parklands, che è la zona appunto più turistica, mettiamo così, dove c'è la ruota panoramica, c'è appunto questa scultura con la scritta Brisbane, c'è anche la Street Beach, con appunto la spiaggia in città, spiaggia bianchissima e una serie di piscine in cui poter fare il bagno in maniera gratuita. Mentre durante il weekend ci sono dei mercatini, c'è il mercatino delle pulci, venerdì, sabato e domenica. Adesso qui ci troviamo alla ruota panoramica, il giro costa intorno ai $20, mentre qui inizia il sentiero pergolato con delle bougainville. E adesso qui a fine mese ci sarà il compleanno di Buddha e appunto è anche ornato con queste lanterne cinesi, quindi molto suggestivo. C'è anche una pagoda nepalese che è qui dal 1988, che era praticamente il padiglione del Nepal all'Expo, che è stata fatta qui appunto nell'88 ed è rimasta qui, a differenza degli altri padiglioni che sono ritornati tutti, ognuno nel proprio paese di origine. In questo momento ci troviamo all'interno di della riproduzione della foresta pluviale australiana, che si trova più a nord rispetto a Brisbane, e una particolarità è che l'acqua che viene utilizzata qui è praticamente tutta riciclata e dall'acqua piovana. Come potete vedere, questo qui è l'impianto che tratta l'acqua piovana. Questa qui è la famosa Street Beach, come vedete c'è la spiaggia. È come essere al mare, solo che si è in riva al fiume. Di qua c'è la spiaggia, mentre di qua c'è la piscina, che è accessibile anche ai disabili, che è anche meno profonda ovviamente. E poi continua comunque anche da quest'altra parte. Tappa per oggi per questo tour nella zona sud di Brisbane. Qui alle mie spalle sono a Kangaroo Point, qui alle mie spalle c'è la scogliera che è a picco sul fiume praticamente, dove è possibile scalare e arrampicare se pagate. Nel caso comunque potete comunque passeggiare qui, c'è sia la pista ciclabile che il percorso pedonale, e godervi la vista sulla città. Vi faccio vedere, qui adesso c'è l'albero, ma basta spostarsi un pochino e avete lo skyline con le barche. Adesso qui c'è il sole che tra poco comincerà il tramonto,
e qui ci sono i Botanic Gardens. Come avete potuto vedere con il tour abbiamo fatto un bel giretto e adesso ci siamo concentrati più che altro sulla zona a sud, quindi South Banks. E adesso però la guida ci ha lasciato nella parte nord, e però la vedrete al prossimo video. Io vi saluto, vi ricordo che in descrizione trovate i link ai miei social, in particolare Facebook, Instagram e Twitter, vi ricordo. E vi dico anche che potete mettere un like se il video di questa prima parte di Brisbane vi è piaciuto. Potete condividerlo per far conoscere anche agli altri queste attrazioni e potete commentarlo se volete avere qualche informazione in più. Ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!